Ci troviamo a Sarzana, in piazza Matteotti, siamo in compagnia di Walter Chiappini, consigliere comunale autosospeso dal Movimento 5 Stelle. Intanto il perché di questa scelta e come si sente personalmente, è stata una scelta sofferta o no? La scelta è stata non sofferta, di più. Io l'ho scritto quando sono entrato ho accettato la candidatura nel movimento, si apriva un sogno, una prospettiva che ho cercato per decenni. Tutti i miei principi erano lì dentro, nei principi del movimento nel 2007 quando avevo iniziato e nel 2013 quando ho accettato la candidatura. Mi sono autosospeso perché nel corso di questi 4 anni il movimento è cambiato rispetto alle origini e è stata un'escalation di problemi interni, oltre che quelli esterni. Tu ti trovi a affrontare anche dei problemi interni con veri e propri nemici interni al movimento, gente che ha cominciato a insultare, che ha cominciato con sottili minacce, se vogliamo chiamarle così, ma comunque così interpretate. E per cui venerdì scorso, quando abbiamo cercato di trovare una via d'uscita a questa cosa che montava, anche in conseguenza dei problemi di Genova, della fuoriuscita di Francesco Battistini, che è il consigliere regionale eletto nella circoscrizione, che era uno del nostro gruppo, quindi associato direttamente a Sarzana, associato direttamente a me, purtroppo non siamo riusciti a reggere la riunione è degenerata, secondo me. Con calcoli ben precisi, qualcuno l'ha voluta portare alla rottura e sapendo da tempo questa cosa che io personalmente ero inviso ai soggetti che si dice facciano le sentinelle del territorio e indichino più o meno chi va bene per il movimento e chi non va bene, questa gente si è presentata. E non siamo riusciti a reggere la provocazione, per cui non siamo riusciti a portare al termine la riunione, che poteva anche essere una riunione, diciamo, propositiva, come avevamo chiesto in origine, come ha detto la nostra attivista Laura Lazzarini, e invece è degenerata praticamente subito perché abbiamo capito che l'obiettivo era un altro. Allora, a questi punti, se dobbiamo battagliare non solo con la controparte, col sistema, con la controparte, ma anche direttamente con dei nemici interni, diventa veramente pesante dopo 4 anni di lavoro intensissimo. Io non mi voglio vantare, però ho prodotto parecchio, poi magari i risultati non saranno eccezionali, però effettivamente studiare, presentare esposti, interrogazioni, ordini del giorno diventa veramente pesante e questa cosa qua non si regge più, ma principalmente perché il movimento ha preso secondo me una brutta piega, troppo, troppo, troppo autoritaria, esattamente l'opposto di quello che era nel 2013 quando si diceva che uno vale uno e che la base era quella che avrebbe dovuto decidere. Qui siamo al contrario. Com'è cambiato in questi anni il Movimento 5 Stelle? E è cambiato, come ti ho detto, ci siamo resi conto che mano a mano incominciavano ad arrivare decisioni non prese dalla base, non concordate con nessuno, calate dall'alto, si parte dal direttorio per arrivare ai vari responsabili delle zone geografiche, per arrivare ai NIET, ad esempio, del candidato sindaco di Spezia, votato da tutta la base. Io ero presente, 70 voti su 74 con 4 astenuti, vuol dire che all'unanimità l'unico candidato era stato votato dalla base. Bastava un minimo di impegno, come è stato fatto magari da altre parti, per utilizzare anche l'articolo 7 dello statuto, dicendo che sì, sono passati 25 anni, l'esperienza del soggetto era tale da poterlo configurare come Movimento 5 Stelle, secondo me prima ancora del Movimento 5 Stelle. E invece è arrivato questo NIET che ha sconfessato la base e si è dovuti ripartire da capo, ma calato dall'alto. Gli stessi input che sono arrivati in regione anche all'amico Francesco Battistini sono stati calati comunque dall'alto. Un responsabile della comunicazione non votato da nessuno, a cui ti devi riferire per poter dire cosa ne pensi, vuol dire tarpare le ali alla libertà personale
dei soggetti. Dopotutto non è che qualcuno abbia fatto un peccato mortale nei confronti del movimento, nessuno ha mai violato nessuna regola del movimento, ma almeno la libertà di pensiero lasciatela, almeno la possibilità di solidarizzare con soggetti che hanno dato tutto per il movimento, come è stato Paolo Cutti e i suoi a Genova, che per 4-5 anni sono stati il movimento a Genova e hanno condotto le battaglie. Lasciatecela con me, anch'io ho dato la solidarietà a Francesco. Da quando ho dato la mia solidarietà a Francesco, che oltre a un amico, ripeto, è anche una persona in gamba, studia, si dà da fare, io vi garantisco che Francesco ha avuto momenti difficilissimi anche con la famiglia, una bimba piccola, ha dato tantissimo. Come fai a non dare la solidarietà a una persona del genere? Del resto non è che hai detto hai ragione, ti do la mia solidarietà perché conosco la tua vita, conosco il tuo percorso, questa parte umana e questa parte di libertà che è imprescindibile, che per me è imprescindibile, non può essere tarpata in questa maniera qua. Lei cosa ne pensa del vincolo di mandato? Il vincolo di mandato, io devo essere sincero, il vincolo di mandato per me potrebbe esserci, però potrebbe esserci nei confronti dei cittadini. La Costituzione, articolo 67, vieta il vincolo di mandato sia per parte dei capi politici, sia per parte dei partiti, sia per parte dei cittadini. Questo è l'articolo 67 della Costituzione, per cui la Costituzione, che per noi l'abbiamo combattuto perché rimanesse così, in questa piazza io ero sul palco assieme a Grillo proprio per mantenere la Costituzione così com'era. Secondo me si potrebbe discutere del fatto che i cittadini possano avere la possibilità di toglierti da dove ti ho messo io col mio voto perché tu non rispetti più il mio mandato, però questo dovrebbe essere fatto dai cittadini. Quando un rappresentante eletto tradisce veramente il voto fatto dai cittadini. Purtroppo c'è un altro problema, in Italia c'è cioè in Italia per tutto il voto è segreto, è giusto che sia segreto, per cui richiamare i cittadini che ti hanno votato e chiedergli se sono ancora d'accordo a mantenere un eletto nel posto che gli hanno concesso col loro voto diventa un problema. Però io sarei disposto a discutere sul vincolo di mandato nei confronti dei cittadini, quello sì, anche perché veramente io mantengo il mio posto in consiglio comunale proprio perché ritengo di avere un vincolo di mandato con i cittadini di Sarzana. Io so benissimo, so che tanta gente ha votato e molti hanno scritto il mio nome perché sono io. Certo, il logo mi ha dato la possibilità di partecipare. Avrei potuto farlo con una lista civica, con qualcun altro, ma so per certo che la gente ha valutato la mia esperienza, ha valutato il mio operato in questi anni, per cui io ho un vincolo di mandato nei confronti dei cittadini. Se loro decidessero di togliermi perché non pensano che io li abbia traditi, io sarei il primo a dire avete ragione, me ne vado. Grazie mille.